dalle ultime rivelazioni, sembra proprio che la principessa del Galles, Kate Middleton, possa essere ripresa quasi completamente. Questo anno è stato davvero difficile per quanto riguarda la Royal Family. Da una parte ha dovuto affrontare la notizia della malattia del nuovo monarca, Carlo III. Nel corso dei mesi passati, infatti, il sovrano aveva annunciato pubblicamente di avere un tumore. La regina consorte Camilla e l'erede al trono William lo hanno particolarmente sostenuto in questo periodo nel corso degli impegni ed eventi ufficiali. Tuttavia, il principe del Galles ha dovuto contemporaneamente far fronte ad un'altra situazione davvero delicata. La moglie, la principessa Kate Middleton, era stata inizialmente ricoverata per un'operazione chirurgica alla zona addominale. A seguito all'intervento, Kate è dovuto rimanere per diverso tempo in convalescenza e a completo riposo. Purtroppo, solamente in un secondo momento si è scoperto cosa fosse realmente successo alla principessa. Attraverso un videomessaggio, pubblicato anche sui canali social ufficiali dei principi del Galles, Kate annunciava alla nazione di essere affetta da un tumore. Inoltre, affermava che si stava sottoponendo alle cure necessarie. Per diverso tempo, la principessa non si è presentata ad alcun evento pubblico e ufficiale. Il primo momento che ha segnato il suo ritorno sulla scena pubblica è stato a giugno scorso, in occasione della tradizionale parata Throwing the Colour. Kate Middleton ritorna a viaggiare, ecco il segnale della guarigione. Da giugno ad oggi, la principessa del Galles ha ripreso a prendere parte, sempre con attenzione e cautela, a diversi eventi che l'hanno anche vista protagonista da vicino. Ad esempio, Kate Middleton ha seguito con entusiasmo la finale del torneo di Wimbledon, consegnando i premi ai due tennisti finalisti. Dunque, molti sostengono che ci siano diversi segnali positivi che indichino che la principessa stia effettivamente molto meglio e che sia prossima alla completa guarigione. Ma sarà davvero così oppure Kate potrebbe avere una ricaduta? Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, Kate Middleton, assieme a tutta la sua famiglia, avrebbe accettato l'invito del monarca a trascorrere qualche giorno di vacanza presso il castello di Balmoral in Scozia. Da moltissimi anni, ormai, Balmoral è il luogo dedicato al ritiro dalla vita e dalla routine quotidiana di Londra, sia d'inverno che d'estate. Molti hanno fatto notare che se Kate ha effettivamente le forze per affrontare un viaggio verso la Scozia, vuol dire quasi necessariamente che il suo stato di salute è molto migliorato. Questo si tratterebbe di un chiaro indicatore che Kate Middleton si stia riprendendo completamente e definitivamente dalla sua malattia.